Buongiorno amici, 11 in punto. Ciao. Eccoci in questo meraviglioso giorno, primo giorno di primavera, alla undicesima lezione della serie Io sto a casa e mi occupo della mia salute facendo un po' di ginnastica come sana igiene di vita. La lezione di oggi durerà più o meno un'ora e sarà interamente dedicata al lavoro sull'allungamento muscolo-tendineo. È un appuntamento fisso del sabato mattina in palestra e quindi ho voluto continuare a mantenere questo corso. Faremo una serie di esercizi, naturalmente saranno selezionati degli esercizi facilitati, in quanto non conoscendo chi sta seguendo oltre ai miei allievi la lezione, quindi cercherò di proporre degli esercizi che sono adatti quasi a tutti. Quindi cominceremo con un po' di lavoro di riscaldamento generale delle braccia, poi cominceremo gli allungamenti muscolari per le braccia e per le spalle, e poi faremo un po' di attivazione di riscaldamento delle gambe e delle anche, e poi piano piano via vi guiderò. Finiremo la lezione con un po' di ginnastica respiratoria. E un po' è l'OM per finire. Anche oggi ci farà compagnia Mariolina. Come musica abbiamo scelto anche oggi la musica naturale. Bene, vi servirà un tappetino e una fune oppure una cintura. Bene. E allora cominciamo questa nostra lezione. Se riuscite a fare la lezione senza scarpe, scalzo meglio, perché in alcuni esercizi sarà importante far lavorare meglio i piedi. Va bene? Allora partiamo con un pochino di riscaldamento a carattere generale. Va bene? Quindi cominciamo con una camminata sul posto. Cercate, di concentrare sulla postura sempre e facciamo dei movimenti molto tranquilli delle braccia. Cominciamo con mani sulle spalle, quindi facciamo braccia avanti, braccia fuori, braccia in alto, braccia in basso. Quindi avanti, in fuori, in alto, in basso, avanti, in fuori, in alto, in basso, avanti, in fuori, in alto, in basso. Continuate, prendo l'aria, butto l'aria, sempre con controllo della postura. Bene, rilassiamo, continuate questa camminata sul posto, va bene? Se riuscite a fare la camminata con le ginocchia che vanno un pochino più in alto, ancora meglio. Teniamo gli addominali, e allora le braccia tese vanno in alto. Il respiro indietro, in fuori e ritorno, quindi in alto, indietro, in fuori e ritorno, in alto, indietro, in fuori e ritorno, ancora una volta, in alto, indietro, in fuori e rilassiamo un pochino le braccia. Bene. Continuiamo ancora, questo riscaldamento, questa attivazione delle braccia, facciamo dei movimenti da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, senza ruotare il busto, tenere gli addominali, un cerchio completo da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Anche questo lavoro lo ripetiamo con la camminata sul posto.
quindi da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Prendo l'aria, brutto l'aria. Da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Il ginocchio va in alto, bene, e rilassiamo ancora. Rilassiamo ancora. Bene, ora facciamo braccio sinistro avanti, destra dietro. Riuniamo le braccia in alto, invertiamo le braccia, destra avanti, sinistra dietro, in basso. Quindi, destra avanti, in alto tutte e due, sinistra avanti, in basso tutte e due. Quindi, sinistra avanti, in alto tutte e due, destra avanti, in basso tutte e due, destra avanti, in alto tutte e due, sinistra avanti, in basso tutte e due, rilassiamo le braccia. Bene, ancora. Ora facciamo delle circonduzioni incrociando bene le braccia tese. Potete anche sollevare i talloni senza perdere l'equilibrio. Tenere ben retratto l'addome. Fare un bel soffio quando siamo su. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, il lavoro in senso contrario delle braccia, quindi l'addome retratto e il collo lungo, la facciamo camminando sul posto. Ginocchio bello alto, le braccia vanno fuori e ritorno. 2, dei bei respiri. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, bene, rilassiamo ancora le braccia, rilassiamo ancora le braccia. Ancora, rimanendo sulle circonduzioni, facciamo in quattro tempi, partiamo con le braccia tese, addome ben retratto, attenzione a non andare dietro con la schiena, addome ben retratto, il collo lungo, il mento retratto, quindi dietro, avanti 1, dietro, avanti 2, alto, dietro 3, alto, dietro 4, dietro, avanti 1, dietro, avanti 2, alto, dietro 3 e 4, ancora 1 e 2, alto, 3 e 4, ancora una volta 1 e 2, 3 e 4, rilassiamo le braccia. Ci siamo quasi. Ora proviamo a fare anche degli slanci delle braccia. Li faremo in maniera decisa, l'addome ben retratto, il collo lungo. Facciamo uno slancio deciso in fuori. Palma le mani su, in fuori. In alto. In alto. Facciamo solo questi, però li facciamo in maniera un pochino più decisa, partiamo con la destra fuori, via. 1, 2, alto la destra, 3 e 4, fuori la destra, 1, 2, alto la destra, 3 e 4, via. 1, 2, 3 e 4, via. 1, 2, 3 e 4 e rilassiamo. Attenzione ora a questa bellissima sequenza, per le spalle che vi propongo, cerchiamo di farla bene, e poi inizieremo a fare già qualche allungamento per le braccia e per le spalle. Quindi l'addome ben retratto, le braccia tese, ricordiamoci il controllo, della postura, l'abbiamo affrontato nella lezione, di ieri, la decima, se l'avete persa vi consiglio di andarla a vedere perché si parlava anche di controllo posturale e di autoallungamento, va bene? Quindi braccia tese, dobbiamo mantenere il controllo fisso della postura. Un piccolo molleggio a braccia tese, 1 e 2. Braccia flesse. Un piccolo molleggio indietro, i gomiti vanno dietro. 3 e 4. Portiamo le braccia all'altezza del il gomito all'altezza delle spalle, quindi 3
chiudo e apro. Da questa posizione qui cercate di portare in avanti le mani, indietro le mani. Non è finita, perché da braccia tese andiamo a toccare la scapola opposta, o fin dove si arriva, la scapola opposta, la spalla opposta, la spalla opposta. Ripetiamo tutta la sequenza due volte. Tenere gli addominali e la postura. Quindi braccia tese, molleggio. 1 e 2. Braccia flesse. 3 e 4. Gomito altezza spalle. Avvicino, allontano. Avanti le mani, indietro le mani. Estendo le braccia. Scapola opposta. Non trascurate il respiro. Scapola opposta. Spalla opposta. Spalla opposta. Ancora. Una volta, tenere gli addominali. 1, 2, braccia flesse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro. Scapola opposta, 1 e 2. Spalla opposta, 3 e 4. Rilassate le braccia. Benissimo, allora ora cominciamo, con gli allungamenti. Allora, vi ricordo che prima e durante tutta, la tenuta dell'allungamento dobbiamo avere tutto il controllo fisso sulla postura, non ci si deve mai distrarre, dovete seguire attentamente i suggerimenti che vi do, mantenere una respirazione lenta, lunga, profonda per tutta la durata dell'allungamento. Si arriva all'allungamento lentamente, si lascia l'allungamento lentamente. Non dovete lavorare sul dolore, eh? Va bene? Se avete problemi alla spalla o problemi di artrosi, problemi della cuffia dei rotatori, mi raccomando, non dovete forzare, non lavorate sul dolore, fate il lavoro più blando o non lo fate proprio, va bene? Quindi cominciamo semplicemente incrociando le dita. Tenere gli addominali, facciamo girare i polsi, braccia in avanti, spalle basse, mento giù, addome retratto. Il respiro, 1, 4, allora sbagliato questo, 8, attenzione a non andare dietro, spalle basse, mento giù, respiro profondo. Non sollevate le spalle e usciamo lentamente. Ora provate ad avvicinare i gomiti dietro. Se non riuscite ad avvicinare i gomiti, va bene anche l'avambraccio. Va bene? Qui attenzione alla spalla. Spingiamo i gomiti all'interno. Aprire bene le spalle. E quindi tutte le attenzioni, equilibrio bene sui piedi, l'addome retratto, le spalle larghe e collo lungo. Respiro continuo, profondo. Non esagerate. Lasciamo lentamente, lasciamo lentamente, rilassiamo. Bene, ora portiamo la mano sinistra sulla spalla destra. Questa mano non fa nulla, è solo d'appoggio. Il lavoro con la mano destra, palmo delle mani, dorso delle mani, come vi trovate bene. Dobbiamo spingere verso destra. Non si deve ruotare il busto, dobbiamo sentire stirare bene questa parte della spalla. L'addome è ben retratto. Vi dirò a grosse linee dove dovete sentire l'allungamento. No, non sto qui a
precisare quale muscolo in questo momento si sta allungando, va bene? Addome ben retratto, il respiro, la spalla non deve far male, non la dovete sollevare e, come sempre, lasciamo lentamente. La mano destra si appoggia sulla spalla sinistra, con la mano sinistra, con l'avambraccio, come vi trovate meglio. Spingiamo la spalla sinistra, la spalla destra verso sinistra. Quindi l'attenzione, non ruotare il busto, tenete gli addominali, stringere bene i glutei, allungare il collo, il respiro. Non esagerate con lo stiramento. Bene, la respirazione profonda, lenta, lunga e usciamo lentamente e rilassiamo un pochino le braccia. Ora, con la mano destra, prendiamo il polso sinistro e qui. Cercate di portare palla permettendo più indietro possibile, la mano, la spalla, attenzione, laddove ben retratto, attenzione, non venire dietro con la schiena neanche davanti, controllate la postura, 3, 4, 5, 6, 7, il respiro, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6. Sempre usciamo lentamente e ripetiamo, quindi con la mano sinistra prendiamo il polso destro, la mano è ben aperta, tenere gli addominali, spalla permettendo, portate la mano più indietro possibile. L'addome retratto, collo lungo, 2, 9, 10. Bene, lasciamo, rilassate le braccia. Ritorniamo ora, quindi il braccio si porta in fuori. E fuori va dietro la mano sinistra, dietro la scapola. Tenere gli addominali e con l'altra mano si spinge in basso e indietro il gomito sinistro. Devi sentire stirare questa parte, bene? Attenzione a non andare dietro con la schiena. Curate sempre i particolari, ascoltate le precisazioni che vi do. Addome retratto, collo lungo, respiro profondo. Anche qui attenzione, la spalla non deve far male. Dovete sentire stirare. Controllate la postura e il respiro. Usciamo lentamente. E ripetiamo dall'altra parte, quindi lentamente si va laterale, si cerca la, le mani tra le scapole, collo lungo, addome ben retratto, il respiro profondo. E lasciamo lentamente. Ora incrociamo le dita, giriamo
i polsi, portiamo le braccia più in alto possibile. Allora, qui dobbiamo ricercare sempre l'addome ben retratto, le mani spingono in alto e devo cercare di incollare dietro le scapole. Dovete sentire proprio le scapole ben appiccicate, ben retratto l'addome, collo lungo e respiro. Anche qui non deve far male la spalla, se avete problemi alla spalla rimanete più in basso, non dovete assolutamente lavorare con il dolore. E l'errore qui è quello di non andare dietro con la schiena. Occhio, stringo gli addominali e i glutei, il respiro. E rilassiamo le braccia. Bene, ora vi serve la cintura o la fune, porta la donna. Quello che avete. Dobbiamo cercare di... Deve essere bella lunga la fune. Attenzione qui, mi raccomando, non ci devono essere particolari problemi alla spalla. Teniamo bene gli addominali. Partiamo prendendo con la cintura la misura delle spalle. Quindi a questo punto cerchiamo di estendere le braccia mantenendo la posizione addosso. Bene? Qui dovete fare attenzione, non si deve andare né troppo giù né troppo su. Questa posizione è posizione addosso, mento retratto. Se avete problemi alla spalla dovete allontanare le mani, diversamente se non sentite stirare avvicinate le mani, però la fune deve stare sempre in tensione. Dovete sentire anche le scapole ben incollate, l'addome ben retratto, si spinge in fuori, la fune si mantiene ben tesa, il respiro profondo. Un pochino più bassa la fine, magari. La puoi mantenere più stretta, no. 10. Usciamo lentamente. Manteniamo sempre come posizione di partenza la misura delle spalle, poi varia questa misura in base alla scioltezza o rigidità della vostra spalla. Va bene, da qui ora cerchiamo di andare verso l'alto. Allora, la cintura deve rimanere, la fune deve rimanere in direzione della base del capo, si porta bene in alto, si spinge in fuori la fune, anche qui si incollano bene le scapole, si retrae bene l'addome, si allunga il collo, si fa un bel respiro. Attenzione a non esagerare con la spalla, eh? Non si va indietro con la schiena, potete stare anche con i piedi leggermente più aperti se vi aiuta a trovare meglio la postura. Attenzione non ci deve essere male alla spalla, il mento retratto, il collo lungo e usciamo giù. L'ultimo che facciamo, con la fune, ora la potete fare doppia, quindi si parte con la fune dietro questa volta, si parte prima con l'impresa, poi da questa posizione dobbiamo, attenzione, ruotare proprio tutta la spalla, quindi il palmo delle mani si trova in avanti e a questo punto porto più indietro possibile le braccia. Anche qui addome retratto, non venite avanti con il mento, il mento è retratto, tenete
Tutto, gambe, cosce, glutei contratti, addome ben retratto, il respiro profondo. Attenzione alla spalla, non deve far male. E lasciamo. Bene. Possiamo portare via la fune. Un po' di respiro. Siamo arrivati quasi a metà lezione, continuiamo ancora qualcosina, facciamo due allungamenti con una spinta contro resistenza, partiamo con le mani, palmo delle mani che si tocca, poi giriamo le dita, devono puntare lo sterno. I gomiti devono stare all'altezza, delle spalle, il mento retratto, quindi partiamo dall'appoggio dei piedi, bene stabile, le gambe, le cosce, il gluteo, l'addome ben retratto, una mano spinge l'altra, estendo il dorso, si retrae il collo, si allunga il collo, si contraggono tutti i muscoli. Ogni tanto facciamo un soffio qui, 1, 2, 3, mentre si spinge, quando soffia dove si retrae, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e lasciamo rilassare le braccia. L'altra, spinta che... L'altro esercizio che andiamo a fare è questo qui. Ora si parte con il braccio sinistro in avanti, ruotiamo, quindi il braccio, la mano destra si porta su, si incrociano le dita e cerchiamo di portare le braccia più in alto possibile. Non vi chiudete con la cervicale, il mento è retratto, spalla permettendo, portate le braccia più indietro possibile. Attenzione perché se c'è rigidità della spalla, per compensare si fa questo lavoro e non deve succedere. Meglio stare con le braccia più basso, più in basso, piuttosto che compensare andando dietro con la schiena. Cercate di seguire questi consigli. Tenere gli addominali. Lasciamo lentamente. E ripetiamo. Questo esercizio partendo questa volta con la destra davanti. Si gira. Quindi palmo, si incrociano le mani e ripetiamo con l'altra presa. Stesse attenzioni, mi raccomando. Spingete in alto e indietro, l'addome ben retratto. Bene, e rilassiamo. Allora io penso che per le braccia, per le spalle possa bastare. Intanto rilassiamo le braccia e le spalle con delle oscillazioni in avanti e indietro e intanto cominciamo anche a pensare alle anche, alle gambe. Facciamo un po' di respiro. Rilassate un pochino le braccia, rilassate un pochino le braccia. Lo facciamo anche alternando i movimenti delle braccia avanti e indietro. Il ginocchio intanto comincia ad andare più in alto. Attiviamo bene le anche. Rilassate le spalle, non la postura, l'addome è ben retratto. E facciamo anche rilassare le braccia con delle oscillazioni destra e sinistra. Oscillazioni destra e sinistra. Ginocchio va bene in alto. Bene, ora attiviamo un pochino le anche. L'addome è ben retratto, facciamo su il ginocchio destro,
sul ginocchio sinistro, senza perdere l'equilibrio, fuori la destra, fuori la sinistra. Via. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi alto, alto, fuori, fuori. Alto, alto, fuori, fuori. Alto, alto, fuori, fuori. Benissimo. Ora invece facciamo solo lavorare l'anca destra. Eh? Il movimento facciamo prima lentamente, quindi si alta, si fa un lavoro tipo scavalcamento e si ritorna in posizione. Forza sulla gamba sinistra, non perdiamo l'equilibrio, quindi è 1 e ritorno. 2 e ritorno. 3 e ritorno. 4 e ritorno. 5 e ritorno. 6 e ritorno, 7 e ritorno, 8 e ritorno, 9 e ritorno, 10. Bene, cambiamo. Quindi equilibrio stabile sulla gamba destra, bloccate il busto e andiamo a fare questo lavoro. 2, 3 e ritorno, quindi alto fuori e ritorno, 4 e ritorno. 5 e ritorno, 6 e ritorno, come? 7 e ritorno, 8 e ritorno, 9 e ritorno, 10. Bene, ancora su questa serie. Ora facciamo dei slanci delle gambe in fuori. Quindi facciamo fuori la gamba destra, fuori la gamba sinistra. Avanti la gamba destra, avanti la gamba sinistra. Deciso, fuori 1, fuori 2, avanti 1, avanti 2. Non perdete fuori il controllo sulla postura, l'addome e la respirazione continua. Quindi fuori, fuori, avanti, avanti. Bene, facciamo ora dei piccoli piegamenti sulle gambe. Senza sollevare i talloni ora, arriviamo qui e ritorniamo su. Vi ricordo la posizione della schiena, qui siamo con il tratto lombare insellato e dorso dritto, non andate giù, non di schiena. E ritorno. 2, un bel soffio quando siamo qui, 3, 4, 5, tensione al ginocchio, 6, qui non deve far male il ginocchio, 7. 8, 9, 10. Le gambe sono ora un pochino più divaricate. Possiamo mantenere le punte dei piedi leggermente in fuori e anche qui facciamo dei piegamenti. 1 e ritorno. Il bacino va basso, la schiena rimane dritta. 2, un bel soffio qui. 3, attenzione sempre alla posizione della schiena. 4. 5, un bel soffio qui. 6, 7, 8, 9, 10. Bene, ora possiamo mantenere una bella divaricata. Le punte anche qui stanno leggermente in fuori. Laddove abbiamo ritratto le braccia in fuori. Lentamente, quindi una gamba si piega, manteniamo bene i piedi incollati a terra, ritorno e poi dall'altra parte e ritorno. Un bel soffio quando siamo nel piegamento, qui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bene. Allora, ora ritorniamo con i piedi vicini. Quindi facciamo scivolare le mani sopra il ginocchio. Vi mettete a sedere in questa posizione qui. Bene? Nel senso dobbiamo mantenere
la lordosi lombare, dobbiamo mantenere il dorso dritto, lo sguardo in avanti. Deve essere una posizione comoda per la schiena. Carico, ora lo sentiamo sulle gambe. Il respiro sempre profondo. Manteniamolo un pochino questa posizione. Poi impegnatevi a non perdere la posizione della schiena e cerchiamo di estendere le gambe. Dobbiamo sentire stirare i muscoli posteriori delle gambe. Attenzione però, se siete particolarmente sciolti, dovete andare giù dalle anche. Mi raccomando, non andate giù con la flessione, va bene? Il movimento deve partire dalle anche. Dovete sentire stirare dietro i muscoli posteriori della gamba, il dorso dritto, mai fare la gobba, mai perdere questa curva. Ricordatevelo sempre per la salute della schiena. Il respiro, piego le gambe su. Facciamo lo stesso lavoro con le gambe divaricate, quindi prima ci troviamo la posizione, gambe piegate, mi siedo in questa posizione per farvi capire più o meno l'atteggiamento del tratto lombare, del bacino, il dorso rimane dritto, mantengo questa posizione prima. E come l'esercizio precedente, andiamo senza perdere l'inclinazione del busto. Chi è sciolto particolarmente deve andare giù dalle anche, chi è molto sciolto, mantenendo il lavoro dalle anche, si può aiutare anche appoggiando le mani a terra, ma solo se riesce a mantenere questa posizione qui. Va bene? Altrimenti andate giù solamente dalle anche e anche qui dobbiamo stirare bene i muscoli posteriori delle anche. Lo sguardo è davanti, non esagerate, il respiro. Pieghiamo le gambe. Bene, allora questo è l'esercizio che andiamo a fare. Ora vi do due possibilità. Prima per le persone che non sono molto sciolte per le anche oppure hanno difficoltà alle anche al ginocchio, la posizione che devono mantenere è quella di andare a puntellare i gomiti e mantenere il bacino basso e la schiena dritta. Va bene? Se anche questa posizione è difficoltosa, per via delle anche e del ginocchio, si ritorna all'esercizio precedente. Quindi questo invece, la seconda possibilità per chi non ha particolari problemi alle anche o è abbastanza sciolto con le anche, andiamo giù con il bacino. Va bene? In questa posizione qui i talloni devono rimanere appoggiati, il bacino basso, la schiena deve stare bene dritta. Non ci deve essere problema al ginocchio. Abbiamo visite. Bene. E allora veniamo su. Ci ha distratto Maya, ma noi andiamo avanti. Bene. Allora, ora invece il lavoro che andiamo a fare, rimanendo su un po' su questa serie di stiramento e di controllo sull'inclinazione del busto, partiamo con il piede sinistro davanti, il piede destro dietro. Cercate di mantenere i piedi in linea però, va bene? Piego la gamba davanti, inclino il busto, allontano il tallone dietro. Talloni bene appoggiati, piedi dritti,
La schiena inclinata, il collo lungo, una variante all'esercizio che abbiamo fatto prima. Estendiamo, lascia. Estendiamo la gamba davanti. Dovete sentire stirare dietro. Si sentirà tirare maggiormente dietro la gamba sinistra che davanti. I talloni bene appoggiati, lo sguardo davanti. E cambiamo. L'appoggio del piede, piedi dritti, attenzione al piede dietro, eh? La punta deve guardare avanti, non dovete ruotare in fuori la punta del piede. Quindi pieghiamo la gamba davanti, allontanate il tallone dietro, inclinate bene il busto, non perdete la lordosi lombare e mantenete il dorso dritto e poi si estende la gamba. Ora sentirete tirare un po' di più dietro la gamba destra che davanti. Andate, se non sentite stirare, andate giù dalle anche. Dorso dritto, mai fare la gobba. 4, 5. Vi può aiutare l'aiuto delle mani sopra il ginocchio. Benissimo. Allora ora passiamo alla parte tappetino. Cominciamo cercando di stirare bene la schiena. A sedere sui talloni, lo sguardo in avanti. Se non state bene in questa posizione qui, dovete stare con il busto più alto e le braccia più alte. Qui ci rilassiamo e ci si sta un pochino. Si stira bene, la schiena, il tratto dorsale, lombare. Veniamo su, modifichiamo questa posizione qui. Allora, per fare questa posizione qui dovete essere particolarmente sciolti con le anche, perché dobbiamo cercare di appoggiare la fronte. Anche qui, se non riuscite a stare a sedere sui talloni e appoggiare la fronte in questa posizione, vi consiglio questa posizione qui. Va bene? Quindi tratto lombare ben insellato, sguardo in avanti. Le altre persone possono tranquillamente stare a sedere sui talloni e in questa posizione qui ci dovete stare bene. Ci si può stare un po' di più. Facendo attenzione al respiro. Bene, veniamo su. Stai di profilo. Andiamo a sedere sul tallone sinistro. Si va sull'anca sinistra. Posizione, le due posizioni, gomiti appoggiati, la schiena deve stare dritta, i piedi bene dritti oppure braccia tese. Non deve far male il ginocchio. Dovete arrivare, anca permettendo, ginocchio permettendo, a sedere sul tallone sinistro. Il respiro, anche qui ci possiamo stare un po' di più.
Respiro profondo. E si cambia. Andiamo a sedere sul tallone destro. Estendete bene la gamba sinistra. I particolari, i piedi stanno bene diritti, il tallone, chi si siede sul tallone destro, la schiena è bene inclinata, le due posizioni, braccia, gomito appoggiato, braccia tese con il busto più alto. Respiro profondo. Bene, usciamo. Allora, dopo ci ritorniamo a questa posizione di partenza per fare un altro esercizio. Ora non rimani in quella posizione, Mariolina, con il femore perpendicolare. Non dovete andare né troppo dietro né troppo avanti con il bacino. Vi dovete preoccupare solamente di andare giù con il torace, spingere bene le mani, spingere bene i piedi, l'impegno è qui, attenzione qui se avete problemi alla spalla, questo non lo dovete fare, se avete problemi alla spalla appoggiate i gomiti in questa posizione, basta perché questo è abbastanza intenso, lo faccio io un pochino, le mani spingono. Riposatevi. Allora, ritornando alla posizione di partenza dell'esercizio precedente, andiamo a sedere sul tallone sinistro e qui con la mano sinistra, potete farlo anche con la mano destra se avete difficoltà, si prende la caviglia. Cerchiamo di avvicinare il tallone al gluteo. Allontanate di più il ginocchio appoggiato dietro se non sentite stirare il quadricipite anteriore della coscia. Quindi il quadricipite, la coscia. Anche qui le due posizioni, gomito appoggiato, braccia tese. Anche qui il ginocchio non deve far male naturalmente. Se avete difficoltà appoggiate un cuscino sotto il ginocchio destro. Il respiro. E ora mi raccomando, lasciate lentamente. Si cambia. Andiamo a sedere sul tallone destro, questa volta con la mano destra, ma anche con la mano sinistra, va bene come? Ci sediamo sul tallone destro, avvicinate il tallone al gluteo, sentiamo stirare bene la coscia. Quadricipite, respiro, non esagerate con questo stiramento, mantenete il respiro lento, lungo, continuo, profondo, mantenete gli addominali nel retratti, e lasciamo lentamente. Lasciamo lentamente. Ora andiamo a interessare un pochino gli adduttori, quindi la partenza è con il femore perpendicolare, come riferimento porto fuori il piede destro in linea con il ginocchio sinistro e facciamo scivolare fuori il piede. Dovete sentire stirare l'interno coscia, va bene, gli adduttori. E anche qui
le due posizioni, mariolina, gomito appoggiati, braccia tese. Il piede destro, tutta la pianta del piede è appoggiato. Se non sentite stirare, allontanate il piede destro, si inclina il femore di più, il dorso è dritto. Il respiro profondo e cambiamo. Quindi, come riferimento, la punta del piede sinistra in linea con il ginocchio destro, il piede sinistro tutto appoggiato, si sente stirare l'interno coscia, gli adduttori della gamba sinistra. Le due posizioni, gomito appoggiati, anche qui non esagerate con l'allungamento. Bene, ora passiamo la posizione in ginocchio a sedere sui talloni. E qui attenzione, dobbiamo cercare di sedere sui talloni, il dorso del piede è ben appoggiato, se ci sono le caviglie rigide questa posizione è un po' dolorosa, potete aiutarvi con dei cuscini sotto il tallone o sotto il dorso del piede, non deve far male il ginocchio in questa posizione. Altrimenti potete rimanere in questa posizione qui se avete problemi al ginocchio o all'anca. E da qui, mantenendo mani ai fianchi, spingendo, tenendo ben retratto l'addome, facciamo i due movimenti per la cervicale. Quindi facciamo mento, avanti, alto, estendendo il dorso, la parte più alta del dorso, anche mento, che si retrae, prendo l'aria, butto l'aria, movimento lento, delicato, come è delicata l'articolazione della cervicale. Bene, ora si cambia la posizione delle dita dei piedi, massima flessione delle dita, e qui se l'alluce è rigido anche questo può essere doloroso, quindi ci state un pochino ma senza esagerare, bene, e quindi stando a sedere sui talloni, mantenendo le spalle larghe, l'altro movimento è destra avanti, sinistra avanti. L'attenzione, non ruotare il busto, non lasciare gli addominali. Qui possiamo fare, prendo l'aria quando si va a destra, butto l'aria quando si va davanti, prendo l'aria, butto l'aria. L'aria si prende sempre dal naso. L'inspirazione è sempre dal naso. Allora, un consiglio che mi sento di darvi in materia di cervicale, bisognerebbe evitare di fare le flessioni laterali. È molto gettonato, molto proposto, viene proposto per allungare questa parte qui laterale, ma vi siete chiesti cosa succede dall'altra parte? Non aggiungo altro, quindi per la cervicale facciamo solo quello che ci serve nella vita naturale, giù e su, destra e sinistra, e non fate le circonduzioni, va bene? Anche quello è un iper
mobilizzazione del rachide e quindi della schiena, meglio non farlo, va bene? Ricordatevi, andate a vedere il video, la meccanica della colonna vertebrale, vi dà un pochino, vi fa capire un pochino questo argomento qui. Bene, andiamo davanti, ora ci sediamo. Partiamo con le gambe tese. E prima le punte stanno in basso, va bene? Piede va in basso. Anche qui, mi raccomando, non andate in avanti con il busto, potete andare giù solo dalle anche. Dovete sentire stirare dietro i muscoli posteriori delle gambe e poi passiamo al piede a martello, ginocchio dritto, quindi anche qui precisiamo, tratto lombare rimane insellato, se siete sciolti andate giù dalle anche con la schiena sempre dritta e stirano dietro i muscoli posteriori. Non serve andare a toccare con le mani le punte, anche perché si stirerebbero meno i muscoli posteriori dietro e il carico andrebbe tutto a carico della schiena, non ce n'è bisogno, va bene? La variante a questo è a gambe divaricate, la posizione sempre partiamo prima punta in basso, si inclina il busto se siete sciolti ma senza fare la gobba, stiamo sentendo stirare bene anche gli adduttori dietro i posteriori, più si apre più si sente stirare, non esagerate, anche qui con i piedi a martello incliniamo il busto se non sentite lo stiramento, mai fare la gobba, se siete più sciolti più rigidi state più indietro mantenendo insellato il tratto lombare e ora portiamo in dentro il piede sinistro appoggiato al bacino, ginocchio sta in fuori, attenzione però a questo esercizio qui, va bene? Se avete difficoltà ginocchio e le anche cercate di non forzarlo, anzi magari se vi viene molto se fate difficoltà a mantenere questa posizione meglio non farla, va bene? La gamba destra può rimanere dritta oppure flettiamo dietro, quindi siamo con il tallone sinistro al bacino, il tallone destro dietro al gluteo, le anche ben aperte, va bene? Attenzione qui, siamo con il piede sinistro in dentro e quindi con il busto seguiamo centrale il ginocchio. Se siete destro, se siete molto sciolti, avvicinate il torace, il torace al ginocchio, se vi rendete conto di incurvare la schiena e il carico qui state più in alto, il busto è in maniera simmetrica e qui la schiena rimane sempre inclinata, non ha nessun problema, siamo a mezzogiorno, siamo quasi siamo un po' dilungati e allora proviamo dall'altra parte, quindi il piede destro bacino, il ginocchio basso, naturalmente se le anche non sono rigide sarà difficile portare il ginocchio basso, la gamba sinistra la potete lasciare dritta se avete difficoltà a portare dietro,
Quindi i particolari: piede destro, tallone destro al bacino, tallone sinistro dietro al gluteo, le anche si aprono e attenzione, siamo con il piede destro dentro e quindi il busto segue il ginocchio destro, si inclina il busto, si va giù sempre dalla solita attenzione, le anche, va bene? Se siete sciolti, avvicinate il torace al ginocchio, non ci deve essere nessun carico sulla schiena qui, sentite soltanto sulla parte dell'anca di destra. Se avete difficoltà, vi ricordo questa posizione. Bene, e veniamo su. Allora, ora ci mettiamo distesi, supini. La facciamo da un'altra posizione. Marionina suggeriva un altro esercizio, ora lo proponiamo da supini. Intanto vi ricordo, per tutte le persone che non riescono a stare distesi supini mantenendo il mento retratto, di utilizzare un cuscino, va bene? Quindi portiamo le ginocchia al petto, mento giù, facciamo lavorare intanto le caviglie. Movimenti delle caviglie giù e su. Intanto rilassiamoci, respiriamo. Cerchi in fuori. Fate girare bene le caviglie in fuori. Cerchi nell'alta direzione. E giù. Avviciniamo il ginocchio sinistro al torace. La gamba destra giù. L'impegno è sull'anca sinistra ora. Qui ci si può stare un po' di più. Con il respiro continuo. Usciamo lentamente e cambiamo. Il ginocchio destro si avvicina al torace. Il mento giù, siamo sull'anca destra, più distanza c'è dal torace, più vuol dire che l'anca è rigida, quindi se è molto distante il ginocchio dal torace, mentre tirate, vi consiglio di non trascurare l'anca, anzi fate un accertamento sull'anca. Bene, e giù. Ora pieghiamo le gambe, piedi uniti, portiamo le braccia dietro, spalla permettendo, mento giù, anche aperte. Quindi, partendo dal basso, i talloni uniti, la schiena appoggiata con la retroversione, le anche aperte al massimo,
la schiena appoggiata, gli addominali, il mento giù, spalla permettendo, il palmo delle mani spinge in basso. Manteniamo il respiro. Respiro profondo. Giù lentamente, chiudiamo. E ora portiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Se avete rigidità dell'anca potete rimanere in questa posizione, mantenendo la caviglia sul ginocchio sinistro e abbassate e spingete in basso il ginocchio destro senza forzare sull'anca. Questa è la prima posizione. Bene, se siete invece più sciolti potete portare le mani dietro al ginocchio sinistro e sentirete stirare la parte delle fasce glutee. Mento giù, respiro profondo. Usciamo sempre lentamente, caviglia destra sul, sinistra sul ginocchio destro, prima posizione è questa, portando il ginocchio in basso se avete difficoltà a fare questo esercizio qui. Quindi le mani dietro il ginocchio destro, sentirete stirare maggiormente questa parte qui, va bene? Fasce glutee. Il respiro profondo. Mento giù. E usciamo lentamente. Bene, ora proviamo a portare. Prendiamo proprio il dorso del piede, va bene? Chi ha difficoltà anche rigide avrà difficoltà a fare questa tenuta. La variante che può fare è questa, è un po' difficile, va bene? Per chi non riesce a, quindi qui la schiena è appoggiata, le anche aperte, per chi non riuscisse a incrociare i piedi, a prendere bene il dorso del piede, portare, spingere in basso le mani, portare il ginocchio in alto, mantenere le spalle basse, il mento giù, ci dovete stare bene in questa posizione. Respiro bene e ora prendiamo la fune o la cintura, va bene? Aia. Bocciata maiolina, è venuta su tutta di schiena, si è ripresa. Allora, semplicemente facendo la doppia e mantenendo la fune sotto il piede, se volete fare l'esercizio più interessante fate la fune doppia o la cintura doppia, fate un occhiello, ci troviamo in questa posizione qui e qui metteremo il tallone destro. Bene, se non avete fatto
l'occhiello, basta la cintura. Quindi le due possibilità, uno con la cintura. Allora, qui cerchiamo, ritorniamo sui muscoli posteriori delle gambe, gamba tesa giù e manteniamo questa posizione. Rilassate la coscia sinistra, tutte e due le ginocchia più dritte possibile. Se riuscite a spingere con i gomiti appoggiato e le spalle basse, il mento giù, meglio. Senza esagerare qui. Impegnatevi a mantenere tutte e due le ginocchia dritte. Un bel soffio. Bene, ora prendiamo la fune soltanto con la mano sinistra, portiamo il braccio destro fuori, portiamo fuori la gamba sinistra, spostate in fuori la gamba destra, quindi dovete sentire stirare interno coscia a sinistra, l'anca a destra, mento giù, non staccare la schiena, il tratto lombare deve essere sempre appoggiato, non andate troppo giù con questa gamba. Bene, usciamo e cambiamo. Andiamo quindi su tallone destro. Gamba tesa, ginocchio dritto. Spalle basse, mento giù. Mantenere. Quindi la coscia rilassata, l'addome retratto, le ginocchia più dritte possibile. Tiriamo al massimo. Facciamo dei bei soffi. Respiriamo. Sentite stirare, non senza esagerare, muscoli posteriori e la coscia. Ora con la mano destra prendiamo la fune, braccio sinistro fuori, fuori la gamba destra, fuori la gamba sinistra, ruotate in fuori, interno coscia a destra, l'anca a sinistra dovete sentire, non staccate la schiena, mento giù. Un addome retratto, un bel soffio. Bene così, via la fune, stringiamo ancora una volta tutte e due le ginocchia al petto, ci stira la schiena, appoggiamo un piede per volta e ora siamo addirittura d'arrivo, ginnastica respiratoria. Facciamo, qui dovete stare completamente rilassati, gambe dritte o gambe piegate come state meglio rilassate. Facciamo il respiro tutto dal naso, quindi prendo l'aria dal naso, gonfio l'addome, butto l'aria dal naso, sgonfio l'addome. Impegnatevi a fare tutte e due le fasi. Prendo l'aria, lento, butto l'aria, lento, profondo. Quindi quando si prende l'aria,
lentamente, profondamente si gonfia l'addome, quando si butta l'aria, lentamente, ancora più, addominale. Ora dovete stare completamente rilassati. Passiamo al torace. Ora si gonfia il torace quando si prende l'aria, si sgonfia il torace quando si butta l'aria. Non vi contraete, state completamente rilassati. Bene, e ora finiamo con l'ultimo esercizio di ventilazione di nuovo polmonare. Facciamo l'ommo. Allora, a sedere o con le gambe di bene, dobbiamo dare molto spazio ai polmoni, aprire bene le spalle. Allora, non vado molto nei particolari, ma vi spiego come faremo l'ommo in questo. L'esecuzione corretta è questa: si butta fuori l'aria, poi si fa una massima inspirazione, successivamente si emettono due suoni, la prima è la O vocale, la faremo per 5 secondi, quindi O, secondo suono la M nasale, bocca chiusa. Quindi dobbiamo cercare di fare questo suono lento, lungo, profondo e cercare di svuotare tutta l'aria che abbiamo nei polmoni. Quando arriviamo in fondo, l'esercizio non finisce, vi cerchiamo ancora 2 secondi di apnea e poi ripartiamo con una massima inspirazione. Bene? Quindi partiamo insieme, si butta fuori l'aria, si inspira, bene, l'ommo è anche un ottimo, questa
Se fatto bene, questa ventilazione dà poi anche un bellissimo senso di rilassamento. Bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato. Ringraziamo Mariolina. Grazie a te. Ringraziamo anche questi uccellini che ci hanno fatto la colonna sonora. Vi diamo appuntamento a lunedì. Vi consiglio di andare a vedere le lezioni precedenti, se ve ne siete presi qualcuno, e se vi piace potete condividerla e seguire, mettere mi piace alla pagina Arte della Ginnastica, seguire i video YouTube dell'Arte della Ginnastica e seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sito www.artedellaginnastica.com. Vi auguro una buona primavera e una buona domenica e appuntamento a lunedì alle 19 e buona vita. Un abbraccio. Grazie.